ore e giornata prima del Mobile World Congress, siamo ora al Mobile Focus, interessante stand quello di Polaroid che porta in Europa finalmente la Socialmatic. Socialmatic annunciata alcuni mesi fa, finalmente ora possiamo toccarla con mano. Si tratta in pratica di una fotocamera smart che permette anche di poter stampare all'istante le foto scattate. Ovviamente si tratta di un prodotto con software Android, ma ovviamente non sono le prestazioni il core di questo prodotto, ma giusto per informazione andiamo a vedere come si è basata su Android 4.4.2, versione del kernel 3.4.5. non è una notizia certa poiché non abbiamo i dati tecnici alla mano, ma con molta probabilità a muovere il tutto ci pensa un processore MediaTek quad core. Il software di Android non ha particolari personalizzazioni, come vedete UI e grafica abbastanza stock. Quello che Polaroid va a personalizzare con un valore ovviamente aggiunto è l'esperienza multimediale. Come vedete abbiamo, oltre al display che occupa gran parte dello spazio posteriore, c'è anche una fotocamera frontale per i selfie. La risoluzione non ci sembra andare oltre i 3 megapixel, possiamo andare poi invece alla fotocamera posteriore. Purtroppo, trattandosi di un prototipo, il software non risulta particolarmente stabile. Ecco qua, e come vedete questa è l'interfaccia della fotocamera. Possiamo andare poi nelle impostazioni per andare a personalizzare e a settare a seconda dei vari casi i nostri scatti. Sul lato destro abbiamo le due cerniere che vanno a proteggere e a chiudere la parte posteriore, slot per l'SD, alimentazione, micro USB. Sul frontale abbiamo l'ottica principale con flash LED, qui abbiamo anche un piccolo display, logo Socialmatic, logo Polaroid, altoparlante di sistema per la riproduzione dei video, open quindi per andare ad aprire la parte posteriore e andare a ricaricare in un secondo momento i fogli che sono prestampati, quindi non abbiamo ovviamente una cartuccia, ma i fogli hanno già un getto di inchiostro sopra e quindi si andrà successivamente poi ad avere un risultato stampato. Il risultato stampato che abbiamo effettuato poco fa e che è questo. Il formato è molto piccolo, ma la qualità ci può anche stare. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità non abbiamo ancora dati certi per quanto riguarda il mercato europeo, ma qui ci hanno confermato che arriverà sicuramente in Europa ad un prezzo probabilmente di 299 euro, insieme ad altri prodotti che però alcuni sono già presenti in Europa, come l'Action Cam che permette di registrare i nostri video, e come vedete ci sono anche dei simpatici case in silicone per il cambio e anche alcuni accessori come ad esempio il casco e lì di seguito lo stand. Abbiamo anche un altro esperimento di Polaroid che riprende la linea della Socialmatic e infine anche una stampante NFC. Anteprima per quanto riguarda Polaroid anche nel mercato smartphone, che dovrebbero arrivare anche in Europa, che però vi potremo dire sicuramente di più per quanto riguarda domani, che sarà presente anche all'apertura del Mobile World Congress. Per TechZeta.it è tutto, un saluto da Salvatore.